Gentili appassionati di basket, utenti di Assi Sportivo, bentrovati dal Palabasket Nando Delio, dove è appena terminato un derby emozionantissimo vinto dall'Udas 82-71. Siamo in compagnia del coach dell'Udas, Matteo Totaro. Coach, innanzitutto complimenti per questa vittoria. Quanto emozionante a caldo dopo aver conquistato questi due punti, la sua emozione? Abbiamo vinto contro una squadra rispettosa in campo, cioè che, voglio dire, abbiamo vinto contro una signora squadra. Noi dobbiamo pensare domenica per domenica, è una partita che dovevamo andare avanti per mettere altri due punti in cascina. Abbiamo incontrato una squadra ben organizzata, giocava bene. Quando entri con la mentalità giusta in campo e sai che è così fino alla fine, puoi vincere e perdere. Siete stati sempre avanti in tutti e quattro i periodi, nel finale però avete rischiato qualcosina andando sul meno due. Sai, giocare 40 minuti con questa intensità, qualcosa la devi concedere ogni tanto. Loro diciamo, l'abbiamo tenuti come punteggio sempre basso. Alla fine abbiamo anche tra falli e io devo fare un plauso oggi al mio capitano perché ha giocato veramente in condizioni pietose. Aveva una caviglia in disordine. Adesso si merita una settimana di riposo, non lo voglio più neanche a palazzetto. 6 vittorie su 6, dove può arrivare questa squadra? Io ho sempre detto, i cavalli si vedono quando arrivano alla fine. Alla fine vedremo che cosa abbiamo fatto, dove siamo arrivati, e poi ricomincia tutta un'altra storia, perché i playoff è tutta un'altra storia. Tu puoi vincere tutte le partite, arrivare lì e perderne una, è stato vanificato tutto il lavoro che fa durante l'anno. A livello personale, per lì è il primo derby, dove averne giocate due da giocatore, quanto è stato diverso giocarla e vederla dalla panchina la partita? Molto, molto diverso. Io non credo di continuare sotto questo aspetto, perché so che mi sta prendendo un po' troppo e non riesco a sfogare quello che vorrei impartire ai giocatori. Però è stato comunque sofferto, bello. Abbiamo dato un grande esempio di spettacolo e di sportività da ambedue le parti. Quindi questo, penso che al di là del derby, Cerignola ne deve andare fiera di questa cosa, perché è una cosa stupenda vedere tutto questo. Per chiudere, dopo due scontri diretti vinti, la prossima arriverà il New Basket Lecce, una gara con zero rischi? No, con zero rischi. Io lavorerò sempre alla stessa maniera, perché noi è la mentalità, io devo lavorare sulla mentalità dei miei giocatori, perché la mentalità è quella che ci costruisce anche se giochi con l'ultimo in classifica, perché quello ci servirà fino alla fine ad arrivare, che 10 persone possono entrare in campo con la stessa mentalità e con la stessa abnegazione nel giocare. Grazie coach, complimenti. Grazie. Siamo con Ugo Sierra, MVP di questo derby sudatissimo e sentitissimo. Ugo, innanzitutto complimenti, è stata una gara tesa, l'avete sempre condotta, alla fine avete rischiato qualcosina, ma quanto è emozionante vincere un derby così? Sì, innanzitutto ci tenevamo a vincere questa sfida perché aveva un altro valore aggiunto, il derby sempre è una cosa diversa, però la strada nostra comunque è migliorare partita dopo partita e penso che stiamo raggiungendo un buon livello domenica dopo domenica, no? Due punti fondamentali questi nel derby, fanno 6 vittorie consecutive, vi aspettavate un inizio del genere? Eravamo fiduciosi, io e le altre stagioni miei non sono mai iniziate così. Per fortuna quest'anno abbiamo una bella squadra, la cosa sta girando bene, quindi niente, contenti, non me lo aspettavo, però ben venga così, no? Per chiudere, una curiosità, queste nuove scarpette rosa stanno facendo un effetto particolare dopo la grande partita la scorsa settimana, oggi anche un'altra grande prestazione. Le scarpe rosa sono la cavola, grazie agli amici del layup. Grazie Ugo, complimenti. Siamo con Filippo De Luca, uno degli esponenti più caldi del tifo dell'Udas. Filippo, quanto è stata difficile viverla dagli spalti, una gara combattutissima e sentitissima come il derby? Difficile perché comunque il posto è quello che è, insomma, è angusto, insomma, stretto, poi c'è quel parapetto che non ti dà la possibilità di guardare giù. Ovviamente ho preferito far stare i nostri più affezionati a vedere la partita sulla balconata, io mi sono adattato un attimino su un piccolo, una panca, cercando di guardare più o meno quello che poteva succedere nelle cose salienti, però davo una mano anche agli altri che sostenevano la nostra squadra, quegli 80-85 persone che siamo riusciti ad avere gli inviti, insomma siamo entrati a vedere questa bella partita, veramente bella, 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 bella. La tua e la vostra emozione al suono della sirena che ha decretato la vostra vittoria? Più che la sirena mi ha dato la gioia vedere Guglielmo Serazzi
il nostro play che ha bloccato un attimino Giovanni Romano, che è un bravissimo ragazzo, insomma, oltretutto gli ultimi 5 secondi si è visto proprio, detto e basta, dai, tanto ci sono 11 punti, 5 secondi, insomma, non si può risolvere. E diciamo che c'è stato questo abbraccio bello, caloroso, vero sport, veri sportivi, insomma, che si danno una mano anche in campo. Insomma, questo mi è piaciuto tanto e poi ho gioito da subito, da subito. Sì, appunto, era stato chiesto fair play sia in campo che tra le tifoserie. Fair play è stato, è stata una partita degna per uno, come sport di Cerignola. Assolutamente, devo dirti una verità, io ricevo messaggistiche su Facebook, da altre anche, su altri social network, da amici di Ostuni, di Ceglie, di Trani, di Barletta, che ci guardano, ci leggono, ci vedono tutto, vedono le foto e in pratica ci ammirano per questo, non so se solo a noi o vedono, non so se vedono anche il sito dell'Olimpica, sinceramente, però io ricevo sul mio sito persone che ci vedono da lontano e credo anche qualche arbitro ci fa un pochettino l'occhiolino, ma solo tra virgolette, perché gli piace venire qui ad arbitrare dove c'è un tifoso caldo ma comunque corretto, insomma, ecco, non dicono parolacce, non si dicono cose brutte come che ho visto fare, buttare l'acqua, sputare addosso agli arbitri, insultare le loro mamme, le loro sorelle, eccetera, eccetera. Noi ci limitiamo a dire qualche battutina così, che so, tagliati i capelli, oppure sciacquati i denti, oppure fatti un sorriso. Mi dispiace a proposito per l'arbitro di stasera, che si è fatto male veramente. Grande, ciao. Grande Bru, ciao, ciao Gianfranco. Ok, grazie Filippo, complimenti.